si ricorre alla protesi di caviglia quando l'articolazione della caviglia in questo caso è molto compromessa, a differenza di altri distretti come può essere l'anca o il ginocchio, in cui l'unica soluzione proponibile attualmente è una soluzione protesica. A livello della caviglia abbiamo un'alternativa che è stato per anni l'intervento classico, che è l'artrodesi, ed è tuttora un intervento molto valido. L'artrodesi è sostanzialmente il bloccaggio chirurgico dell'articolazione. Chiaramente è un intervento che, se da un lato dà degli ottimi risultati sul dolore, che molte volte è il problema principale per il paziente, ha ovviamente l'inconveniente di compromettere in maniera più o meno importante la funzionalità del piede. A volte il paziente ci chiede tutte e due le cose, ecco, di avere una caviglia che non fa male e nello stesso tempo di avere una caviglia che muove, che ha una funzionalità non diciamo normale ma abbastanza vicina al normale. Per esempio conta molto la situazione di partenza. Noi vediamo che su caviglie molto rigide i risultati sul movimento sono un pochino inferiori rispetto a caviglie che hanno già dall'inizio una movimento migliore. Tendenzialmente sono tutte protesi che hanno delle componenti metalliche che vanno ad ancorarsi sulla tibia e sull'astragalo, quindi sulle due estremità dell'articolazione che vengono sostituite. E c'è una componente in polietilene che praticamente è una plastica molto rigida che viene inserita tra queste due superfici metalliche, che serve per mantenere il movimento della caviglia. Le protesi di caviglia che vengono impiantate in Italia sono attualmente sulle 400-500, ecco, quindi numeri molto ristretti. Ovviamente questo dipende in parte dalla patologia, che è meno frequente, e in parte dall'alternativa che, come abbiamo visto, è l'artrodesi, che è un intervento che funziona comunque bene e che viene utilizzato. Ovviamente questi scarsi numeri hanno diverse implicazioni. Intanto i chirurghi fanno fatica a farsi un'esperienza che permetta di eseguire l'intervento con una certa sicurezza. L'altro problema è che anche le industrie che producono questi dispositivi hanno minori interessi a investire, anche se effettivamente oggi la tendenza sta decisamente cambiando. Questo diciamo negli ultimi 15-20 anni ci sono stati degli sviluppi notevoli, c'è anche interesse da parte delle industrie costruttrici e direi che abbiamo imboccato una strada positiva sicuramente.